sarebbe stato il 2019 l'anno zero per la tematica relativa alla Posidonia, la pulizia delle spiagge, a seguito di diversi incontri, ma devo dire anche di fronte a un atteggiamento responsabile, così come abbiamo registrato da parte di Confcommercio, che ha riunito, che ha coordinato gli operatori balneari, abbiamo trovato una soluzione che ci sembra in linea con i nostri obiettivi e i nostri programmi. Accanto al lavoro che si sta facendo su San Giovanni, il primo sito d'accumulo che appunto è presente nel 2007, andremo a eliminare. Come sapete, già da martedì sono iniziati i carichi di Posidonia verso Quarti, dove appunto sarà la vasta, dove ci sarà appunto un'operazione che porterà di fatto al compostaggio, e poi si andrà avanti con gli altri siti, Punta Negra, eccetera, con una seconda fase che riguarderà ancora San Giovanni. Parallelamente però c'è la pulizia ordinaria, come sapete è un appalto triennale, insomma pensiamo già nel corso di questo mese di poter iniziare le operazioni di pulizia su tutto il litorale per avere questo obiettivo che abbiamo fissato, per avere nel mese di Pasqua, nel mese di aprile, quindi per Pasqua, la pulizia completata del nostro litorale. Restava da affrontare il rapporto con gli operatori balneari e come realizzare questo anno zero, per cui il protocollo che abbiamo sottoscritto tra il Presidente di Confcommercio Nord Sardegna e l'amministrazione di Comune di Alghero con il suo segretario generale, di fatto presenta un programma organico di pulizia del litorale di Alghero, di movimentazione della Posidonia a beneficio di tutti i fruitori delle spiagge, sia quelle pubbliche sia soprattutto quelle interessate da concessioni balneari. In modo particolare con un contributo di 150.000 euro verso Confcommercio, sarà Confcommercio stessa nel rapporto con gli operatori balneari a garantire e a coordinare queste operazioni che riguardano appunto la pulizia, l'orientazione della posizione spiaggiata lungo tutto il nostro litorale, soprattutto per quanto riguarda quelle spiagge che sono oggetto di concessione. Grazie al nostro sindaco, l'amico Mario, per averci, diciamo, grande stima nei confronti della Confcommercio, e non è la prima volta che ci invita a collaborare. L'abbiamo fatto tempi addietro cercando di portare turisti con il fondo all'aeroporto di Alghero. Siamo stati invitati e siamo entrati l'unica associazione nella fondazione, e a noi fa piacere quando ci ha invitato anche per questa attività, anche perché noi vogliamo venire incontro ai nostri associati SIBE, perché hanno necessità, diciamo, di affrontare una stagione che si deve presentare come una città piena di bellezza, e così lo deve essere sia le spiagge e sia il mare che lo è. Volevo ringraziare soprattutto il sindaco in prima persona e poi naturalmente tutta la struttura dell'amministrazione, perché il tutto è nato dopo gli eventi di calamità naturale che ci sono stati nel mese di ottobre, perché abbiamo avuto degli spiaggiamenti probabilmente esagerati rispetto a tutti gli altri anni. Magari adesso un pochino si sono attenuati viste le mareggiate, però il periodo era veramente un periodo preoccupante, ed è quello che mi ha preoccupato di più, era il fatto di vedere migliaia e migliaia di metri cubi depositate nelle spiagge, e soltanto il pensiero che le aziende, compreso me stesso, anche se il problema poi per me era marginale perché non mi toccava in prima persona, però cercare di trovare una soluzione a quelle aziende che, non avendo la possibilità di avere contributi, di avere agevolazioni o per poter sopperire ad iniziare la propria attività 2019 con un esborso economico decisamente importante, la preoccupazione è stata quella. Al che c'è stato un incontro con il sindaco, io personalmente al sindaco gli ho proprio detto: la problematica è questa, dobbiamo cercare di trovare il sistema per
reperire dei fondi perché aiutino le imprese, perché di questo si tratta, il sindaco ha preso, diciamo, una palla al balzo, soprattutto si è comportato da padre di famiglia della nostra città, perché questo mi sento di dire.